Un appello divino che ci richiama in questo momento storico davvero drammatico ad elevare la nostra preghiera. E se stiamo qui, crediamo davvero nella potenza della preghiera, e in questo momento c'è davvero bisogno di essere uniti, in un momento in cui davvero le persone soffrono ancora per il coronavirus. Ma questo è il nostro primo incontro in qualche modo pubblico, è molto bello che siamo riusciti a crearlo anche insieme con la comunità francescana, e che sia proprio un incontro di preghiera, un incontro in cui portiamo avanti, e mi è piaciuto molto quello che diceva Paolo, questa indicazione che viene dall'alto, questa urgenza di parlare con una sola voce. In questo momento in cui questa malattia sembra allentare un pochino la presa, anche se non del tutto, lo sappiamo molto bene, lascia però scoperte delle ferite molto gravi e molto importanti a livello sociale. La nostra voce unita oggi penso che debba anche andare in questo senso, cioè noi siamo portatori di principi e di valori che sono eterni, che si applicano in tutti i momenti della storia. Ecco, questo della carità, della sadaka, della tzedaka, è un principio che noi oggi dobbiamo dichiarare a voce molto, molto alta per aiutare tutti noi a uscire da questa situazione. Come è stato detto prima, all'inizio, siamo tutti quanti su un'unica barca, siamo tutti quanti un'unica famiglia umana, e questo virus è venuto a risvegliare tutti quanti noi, a scoprire questa dimensione umana che c'è dentro ognuno di noi. È vero che abbiamo dovuto stare lontani l'uno dall'altro, ma siamo lontani di corpo e più vicini di anima, di prima. Ci ha uniti questo tempo di lutto, di dolore. Abbiamo pianto, abbiamo temuto, abbiamo resistito, abbiamo cercato delle forme per superare questo momento così difficile e pesante, per vedere le persone che erano più colpite anche dal punto di vista sociale, i nuovi poveri, le persone che all'improvviso si sono trovate senza più niente. Questo incontro di preghiera, direi ecumenica e interreligiosa, è così importante perché siamo tutti i figli del Creatore. E ormai riconosciamo tutti che siamo in una crisi sanitaria, economica, finanziaria, politica, ma non dobbiamo arrivare a una crisi profonda spirituale, perché se si arriva a questa crisi spirituale profonda si perderà la fede, si perderà la speranza, si perderà l'amore, si perderà la vita eterna naturalmente. Perché non si tratta solo di questa vita,